E ciao a tutti, voglio e bentornati su Fallout 4 e le memorie di Raziel. Ci eravamo lasciati con un mega video nel quale abbiamo recuperato i superstiti da Condor e li abbiamo condotti qui a Sanctuary per far sì di stabilirci qua e ricostruire il quartiere insieme. Quindi non ci resta nient'altro da fare che costruire dei letti e procurargli del cibo. Oh, Cosworth, vediamo. Bentornato, signore. Spero che sia riuscito a trovare assistenza a Concord. Sì? Nuovi amici. Diciamo di sì. Ho trovato nuovi amici. Ah. Questi tempi non se ne hanno mai abbastanza. So di non essere Mr. Gatsby. È disponibile a seguire. Di me sarò onorato di accompagnarla nel Commonwealth. Deve solo chiedere. No. Io voglio il cane. D'accordo, allora. Perfetto, io voglio il cane, Quindi adesso controlliamo l'inventario e i dati. Missione, gioiello del com, vai a Diamond City. Questa è la chiamata della libertà, incontra Preston Garvey a Sanctuary, che sarebbe il Minuteman. Quindi il che è di qua. Allora, perfetto, questi erano i drogati, mamma drogata qua. Sono felice che tu abbia deciso di che venire. Che cacchio fai? Sposta. Devo dare ascolto a mamma Murphy fin dall'inizio. Esatto. Ci ha trovato un bel posticino dove stare. Credo che potremmo stabilirci qui. Che ne pensi? Ne penso che vivevo qui. Sì, è bello. Io vivevo qui. Prima della guerra. Prima della guerra? Che significa? Vuoi forse dire che... Vivevo qui. Più di 200 anni fa. La maggior parte di questo periodo l'ho passato in ibernazione, qualcosa del genere, prima di risvegliarmi poco tempo fa. Wow! Come uno di quei vecchi ghoul prebellici, hai detto di aver vissuto in uno stato di ibernazione. Qualcun altro è sopravvissuto a parte te? Mio figlio. Solo mio figlio. Qualcuno me lo ha portato via mentre non potevo muovermi. Lo sto cercando. Cavolo. Mi dispiace. Ti auguro di ritrovarlo. Questo io me lo porterei fammi dietro se fosse... fare qualcosa per aiutarti. Comunque, sono felice che tu sia qui. Spero non ti dispiaccia, ma ho un altro favore da chiederti. Va bene, se ho mi ricevuto dai una richiesta d'aiuto da parte di un insediamento. Sperano ancora che ci siano dei Minutemen da qualche parte. L'unica possibilità che abbiamo di ricostruire i Minutemen è dimostrare alla gente che possono contare su di noi nel momento del bisogno. Va bene. Il fatto è che sono già molto impegnato qui. Non è che puoi occupartene tu. Ma va. Con piacere. Splendido. I Minutemen avrebbero proprio bisogno di altra gente come te. A proposito, se vuoi darci una mano qui, parla con Sturgis. Sarà contento di avere un aiuto. Va bene. Sturgis è il suo... collega, vediamo. È raggiunto il livello 4, quindi andiamo in stato, premiamo T, che serve per mettere i livelli. Noi abbiamo messo un livello di robustezza che ci dà 20 più di resistenza ai danni. Abbiamo messo pistolero, però io metterei anche lasciati guidare dalla Voltec. Questo qui deve essere buono. Bigs, collezione di tappi. L'altra è la trattaria. Va bene. Forza, gli attacchi a mani nude infliggono. Le tue agilità ti rendono borseggio. Vediamo. No. Possiamo spostarci così. Oh oh. Per sconfiggere un nemico deve conoscere le sue debolezze. Le resistenze ai danni del bersaglio sono visibili nello spawn. Vediamo, fanatico di armi, spari e uccidi con più efficacia grazie alle modifiche di armi base a grado 1. Perfetto, qui sono l'alleato misterioso. Ma non c'è qualcosa per scassinare, tipo? Fabbro. Allora. Io direi che... cacchio, non lo so proprio. Amici non mi servono. Quando viaggi senza un compagno subisci meno 15% e ottieni... ah.
Il tuo apparato digerente è stato abituato all'estranezza della zona, subisci meno radiazione da cibo. Questo qui è buono, io farei questo. Accetta, perfetto. Esci, ok. Andiamo in inventario, vestiario. Allora, braccio, preciso, gamba ce l'ho, gamba, perfetto, vediamo come siamo adesso, siamo messi abbastanza bene, ok. Ti sembra che abbia tempo da perdere in chiacchiere? Te sparo. Ah no, stavamo dicendo che dobbiamo controllare la mappa, quelli ci dicono di parlare con i coloni. Qui Tempines, allora ok, però devo prima parlare con il tipo amico di del Minuteman. Non mi ricordo, eccolo là, mi sa è lui. No, questa è Mamma Marta. Non c'è niente che odio più dei predoni. Ma stai zitto. Se dovessi imbatterti in loro, questo è quel drogato. Eccolo qua. Allora, Stargis. Allora. Do una mano volentieri. Dimmi solo cosa fare. Perfetto. Per cominciare. Ci servono dei letti veri. Siamo stanchi di dormire a te. Dormire per terra. Procuraci un tetto per la notte. Alcune di queste case sembrano ancora abbastanza solide. Dovrebbero fare al caso nostro. Là c'è un banco da lavoro. Fammi sapere se ti serve qualcosa. Costruisci degli alloggi per i coloni. Allora, voglio, come vi ho detto, cane. Che cacchio. Dogmeat, spostate! Allora, dobbiamo andare qua, officina, e facciamo mobili, letti. Cacchio, acciaio, non c'ho l'acciaio. Mannaggia, tessuto, letti. Sacco a pelo, materasso, letto. Ci serve dell'acciaio. Porca trota, dell'acciaio. Non c'ho l'acciaio. Quindi annulla e esci. Allora. Acciaio 4, vedi? Ricicliamo pure questo. Ricicla. Acciaio 5. Ricicla. Preciso, voglio la cucina, ricicla, acciaio 6, invio, acciaio e legno, quindi stiamo riciclando, caffettiera, plastica, acciaio, preciso, voglio, avete capito? Noi praticamente adesso questa, che era una cucina, possiamo trasformarla tranquillamente in una camera da letto facendo proprio... Bello, questo è bello. Questo è bello. Facciamo questo. Allora. Possiamo fare un letto qua. Possiamo fare un letto. Vediamo. Allora. Un letto. Oh. Un letto qua. Perfetto, due letti. Sono 5 abitanti, quindi 5 letti. Questo è un bagno, lasciamolo come bagno. Questo qui facciamo ricicla, acciaio 4, e ci mettiamo un bel letto. Vediamo. Perfetto, allora la lampada la ricicliamo, perfetto, voglio, allora la sedia, ricicliamo anche questa, ricicliamo anche questo, radiatore, ricicliamo tutto,
Facciamo le cose per bene. E qui possiamo aggiungere un altro letto facendo così e mettendolo così qua. Anzi no, mettiamolo di questo così qua. Mettiamolo così qua. 4 letti, 5 abitanti. Quindi dobbiamo costruire un altro letto. Cacchio, un altro letto, un altro letto. Questa è una porta? No. No, un altro letto lo possiamo mettere. Vediamo. Questi video saranno particolarmente lunghi. Ve l'ho già detto più e più volte, ma devo ripetervelo perché magari vi annoiate. Perfetto. Pacchetto di sigarette rimane denaro prebellico, pacchetto di integro rimosso. Vabbè. Quindi 5 letti, ok. Cibo 1. Usciamo dalla costruzione dei letti. Dov'è il nostro amico, quello dell'officina? Eccolo qua. Allora, vediamo che cosa mi piace. Avere un posto per dormire migliorerà il morale di tutti. Perfetto. Quello che ci serve ora è una fonte d'acqua potabile sicura. D'acqua potabile, anche a me serve questa. Quindi che vuoi quindi, dire? Tipo un pozzo. Così non dovremo continuare a bere l'acqua del fiume. Quella roba ti ammazza. Ok. Cacchio. B. No. Allora. Andiamo indietro. Energia, difesa, risorse. Risorse, acqua. Cibo, varie. Acqua. Risorsa acqua richiede 2 di energia. Risorsa acqua produce 3. Però mi serve il cemento. Quindi, allora, casa in rovina, cemento 15. Perfetto, Agliu. Ho capito che, vedete, posso togliere addirittura le case e farle da zero. Allora, qui possiamo mettere una fontanella e qui ne possiamo mettere anche un'altra. Ok, quindi acqua. Però non basta mai l'acqua, quindi mettiamo anche 3 fontanelle. Mettiamo 3 fontanelle. Perfetto. Usciamo, usciamo. Questo qui, teniamo premuto. Perfetto. Vediamo che cos'altro dobbiamo... Ehi, Sturgis. Ora che abbiamo una fonte d'acqua potabile... Ci serve il cibo. Mi sento già meglio. Le nostre provviste scarseggiano. Spero non ti dispiace aiutarci. No, no. Se vogliamo stabilirci qui, dovremo iniziare a coltivare la terra. Ok. Quindi, che tipo di piante? Che tipo di piante ti interessano? Non ha importanza. Tato, frutti mutati, grano, qualunque cosa riesci a far crescere. Ok. Ok, voglio. Allora, prima di tutto facciamo così di nuovo. Andiamo in risorse, andiamo in cibo e... ci serve caro... Cocomero ce l'ho. Granulama ce l'ho. Tatos ce l'ho. Ah no, c'ho la zucca di plastica. Allora, cocomero ce l'ho, quindi non ci resta nient'altro da fare che piantarlo. Magari... qua dietro. Lo mettiamo qua. E mettiamolo come lo mettiamo, così. Qua ce ne sono altri qua di cocomeri. Perfetto. Tipo che sta se sposta, riesco pure a piantarli. Perché non si mette? Ok, qua si mette. Ok. Ok. E questo qua, che non so che cosa sia, mettiamolo
qua e basta. Non ne ho più, non ho più nulla. Questo. Che sarebbero una sorta di fragole pomodotatos. Non so cosa siano. Però va bene. Uno, due e basta. Quindi puoi collegare la maggior parte degli oggetti da alimentare. Allora, gli operai sono assegnati agli oggetti che producono. Vabbè, voglio usciamo. Ok, andiamo a dirgli di nuovo. Non ci sarà più niente di cui lamentarsi. Io gli sparo, veramente resparo. Cioè, pum! Sposto. Basta. Volevo scambiare un paio di cose con te. Va bene. Ah no, niente. Non voglio niente. Quindi possiamo dire che abbiamo tutto tranne il cibo. Il cibo 3 abbiamo, però ne serve almeno 5, mi sa. Quindi una cosa da, da fare è andare a recuperare altre piantine e metterle a posto. Però se noi facessimo una cosa intelligente, cioè apriamo l'officina e... cos'è sto coso? Toilette rotta, ceramica. Ok. Tronco d'acero, ricicliamolo, 12 legno, perfetto. Perfetto. Qui potremmo costruire addirittura una vera casa. Allora, vasca da bagno. Non badate a quello che è apparso sotto perché ho sbagliato dei tasti. Tutto qua. Questo qui, rami d'acero. 8 di legno. Acero, perfetto. Perfetto. Perfetto, sta macchina 10 acciaio potrebbe servirci proprio. Ok, la staccionata io la terrei, cuccia per cani la terrei, questo qui lasciamolo, non si sa mai. Quest'auto qua, allora le auto possiamo capire che non ci servono, no. Riciclare lampione io direi di no. Perché metti che gli diamo corrente, magari potremmo recuperarlo per la luce notturna. Allora, ricicliamo un po' tutto. Allora Wayu, stiamo pulendo tutto il possibile, stiamo riciclando tutto praticamente per far sì che la nostra cittadina, come vogliamo chiamarla, sia il più pulito possibile, Cosworth, spostati, e per poi ricostruirla da zero, per capirci. Perché una volta che abbiamo liberato il tutto, è logico che possiamo costruirla a parte come vogliamo,
possiamo costruirla veramente del tutto proprio. Quindi vedete, possiamo fare così. Questo qui ci renderà comodo il crafting di tutto. Questa cuccia per cani possiamo toglierla. Io prima ho provato a fare no, a nulla. Posso fare una cosa del genere, vedete? Ok, vedete? Però è storta. Quindi io direi poi di togliere anche tutte le staccionate, ma non adesso. Questo qui ci fornisce acciaio. Continuiamo con il nostro giro per togliere di mezzo il più possibile, per poi avere una libertà in più di costruzione e di crafting da parte nostra. Eccoci voglio a casa nostra, quella che una volta era casa nostra, un po' diversa mi sa dal scatola Mr. Andy. Ok, e noi anche qua io direi di riciclare tutto. Il bagno è rimasto intatto, qui è dove abbiamo creato il nostro personaggio. Ricicliamo la culla, ricicliamo un po' tutto anche qua. Gioco da tavola Blast Radius. Vabbè. Special, sei special. Allora, ricicliamo tutto, poi veniamo. Cornice. Ok, ricicliamo tutto, poi veniamo un attimo a vedere quel nostro. Non c'è niente, che cazzo. Quel nostro libricino, sei special. Ricicliamo anche questo, ricicliamo tutto. Ne avevamo di cagate 200 anni fa praticamente. La Volte è con te, la Volte. Sì, sì. E ci hanno fregato alla grande, voglio. I biberon del piccolo, pane. Ok. Questo non possiamo, no. Questi qua neanche. Saliera, macina pepe. Questa è una puntata in cui mostriamo soltanto come craftare le cose, come rendere il nostro villaggio un pelo più vivibile, diciamo così. Ecco qui, abbiamo pulito casa nostra pure. Questi perché non posso toglierli? Vabbè. Abbiamo pulito anche casa nostra. Perfetto. Allora, usciamo da qua e... Eccellente. Vedi? I colpi critici, gli attacchi a mani nude e mischi infliggono più 5%. Perché? Perché abbiamo letto questo, Gronnak il Barbaro. Ok? Uguale se... Scegli l'attributo da migliorare. Vedete? Percezione, forza, costituzione. Io migliorerei un attimo la costituzione. Ok, questo lo abbiamo solo preso, potevamo riciclarlo, non l'abbiamo fatto. Ecco il nostro amico cane. Adesso dirigiamoci direttamente in officina, che è qui davanti. Ciao bello. Chi ti ha detto che sono tua amica? Ah, vaffanbagna mamma. E vediamo, risorse, cibo, non possiamo piantare più nulla, va bene. Varie, che significa? Mangiatoia per bramini. Campana sirena, richiede uno però. Allora, io direi a questo punto di
ispirazione oggetti, energia. Vediamo che cosa possiamo creare. Connettori, energia. Allora, prima di tutto generatori. Produce 5, questo qui invece produce 10. Noi facciamo questo. Ok? Facciamo questo, che è un generatore, e mettiamo come come possiamo dire, come casa per generare le cose qua. Questa qui vorrei utilizzarla proprio come centrale energetica. Ok. Solo due possiamo farne. Ne facciamo due così e due... No, no, ne facciamo solo due. Ci manca del rame, ci manca. Qui ci sarà del rame... No, acciaio. Dove andiamo a prendere del rame? Nel triciclo del nostro figlio? No. Guarda, il rame non saprei proprio dove andarlo a prendere. Vabbè, comunque abbiamo già costruito due generatori, abbiamo 10 di energia. Vedete? Quindi possiamo dire che siamo a metà dell'opera. Ci mancano le cose per fare il cibo, però adesso vediamo cosa possiamo costruire. Connettori. Ci serve condotto elettrico, no. Luci. No, sempre il rame ci vuole però. Sempre il rame. Varie. Terminale, illuminazione, altoparlante alimentato. No, però sempre il rame. Difesa. Postazione di guardia, no? Vediamo, torretta, possiamo costruire una torretta. Torretta mitragliatrice, invece torretta mitragliatrice pesante, ci vuole un altro circuito. Questo è riflettore. Riflettore bello. Io farei un riflettore puntato, vediamo. Puntato così. Ok, e poi non posso più costruirla, preciso, va bene, riflettore va bene, ora collega un cavo dal generatore fino a quello che ha bisogno di energia. Cacchio. Il cavo come lo collego, scusami. Trappole, torrette, posti di guardia. Cacchio. Vabbè. Difesa, no? Allora, energia, varie, generatore, no? Connettori e interruttori, luce, varie, connettori e interruttori, sarà. Condotto elettrico, eccolo qua. No, comunque ci vuole il cavo. No, allora, voglio, abbiamo costruito un po' di roba. Adesso non ci resta nient'altro da fare che cercare altro cibo, cercare altre risorse e costruire per i nostri amici, poi iniziare a costruire, cioè, altre difese. Abbiamo costruito i nostri due generatori che producono 5 e niente, Wagyu, ci salutiamo qua e ci vediamo al prossimo video. Ciao Wagyu, ciao.